Pio Saverio Porelli, amministratore unico di AM Mobilità, oggi ha presentato insieme al direttore dell'azienda Giampaolo Rossi i dati annuali della customer satisfaction degli utenti AM. Intanto ci diceva più giovani, più anziani sull'autobus e meno classe di età intermedia. Sì, questa è diciamo, la prima osservazione che ci abbiamo rilevato dai risultati di questa indagine. Abbiamo aumentato nella composizione i giovani, aumentate le persone più anziane e purtroppo diminuite le persone di classe intermedia. Chiaramente questo ha a che fare anche con la politica della circolazione cittadina e probabilmente anche con una situazione particolare dell'economia che forse spinge anche all'uso più intenso di bicicletta o di condivisione di auto. Sì, certamente il fenomeno merita di essere ulteriormente approfondito, perché volendo noi acquisire nuova utenza è indispensabile che riusciamo a capire il perché di questi comportamenti da parte dell'utenza. Ecco, ma questa utenza cosa ha risposto alle vostre domande? Come giudizio sul livello di soddisfazione, il giudizio è stato più che positivo perché viene confermato sostanzialmente il giudizio dell'anno scorso per quanto riguarda il servizio del trasporto in senso stretto e migliorato il giudizio complessivo sull'azienda e quindi sul complesso delle attività che noi gestiamo ed eroghiamo. La prevista integrazione tra AIM Mobilità e FTV potrà portare a dei vantaggi anche in termini di incremento di utenza cittadina? Io penso di sì, perché una fusione fra le due società, anche le reti di trasporto dell'una e dell'altra che oggi sono separate, potranno consentire una maggiore integrazione a partire dalla integrazione dei titoli di viaggio. Ecco, AIM Mobilità si distingue anche da tempo per l'utilizzo di tecnologie avanzate. Ci fa piacere che abbia annunciato l'incremento di tabelle di consultazione per gli utenti con QR code. I nostri lettori di Vicenza Più hanno preso abitudine a usarli, ma vi consideriamo partner in questa iniziativa. Ci può spiegare un pochettino come funziona il QR code messo alle fermate? Sì, oggi abbiamo annunciato un'ulteriore iniziativa in questo campo e l'iniziativa si chiama la bacheca virtuale, ovvero sarà disponibile nelle principali fermate dell'autobus e poi in tutte le fermate un QR code che una volta fotografato consente dalla fermata, consente di acquisire immediatamente tramite il proprio telefonino, smartphone, tutte le informazioni a cominciare da quelle del prossimo passaggio di autobus su quella linea, ad altre informazioni quali l'indicazione delle rivendite più vicine al luogo dove ci si trova l'utente e ad ogni altra informazione che poi sono, diciamo, raccolte nel sito di AIM Mobilità. Ieri con il sindaco ha annunciato una serie di iniziative per tamponare il problema dei furbetti del parcheggio, così li ha chiamati anghille variati. Questo problema mi sembra che non esiste invece per chi sale sugli autobus pagando il biglietto. Sì, sul trasporto pubblico questo fenomeno è molto molto ridotto. Ad esempio nel servizio serale, quel nuovo servizio che è stato attivato 2 anni fa, il problema non esiste alla radice perché si paga prima di salire sull'autobus. Per gli autobus durante il servizio diurno abbiamo a disposizione una squadra di controllori che sa ben lavorare e controlla efficacemente l'eventuale presenza di persone che non in regola quel titolo di viaggio. Un ultimo aspetto positivo è avete introdotto nei bus serali anche la possibilità di chiamare delle vetture dedicate per i disabili, ma probabilmente l'ombrello sociale che c'è a Vicenza non rende necessario questo servizio perché non avete richieste particolari da questo tipo di utenza. Sì, confermo che da un anno abbiamo attivato nel servizio serale anche la disponibilità di un mezzo per il trasporto dei disabili con carrozzina e in realtà di un anno non abbiamo avuto alcuna richiesta specifica. Comunque noi il servizio lo confermiamo e lo teniamo a disposizione. Grazie. Grazie.